Artrite reumatoide è una bambina che non può giocare e correre con i suoi amici, che non riesce a frequentare la scuola per i dolori che le impediscono di alzarsi la mattina. È un ragazzo che non può giocare a calcio con gli amici e che si deve accontentare di guardare le partite dal divano di casa. È una giovane donna che si affaccia alla vita con timore, con le poche forze e con i dolori che l'accompagnano, non riesce a tener testa alla quotidianità. Il confronto tra il suo corpo e quello delle coetanee è insostenibile. Loro belle, agili, snelle e con un colorito sano. Lei, con il viso di un pallore cereo, gonfia di cortisone, goffa e con le mani deformate. Quelle mani dovrebbero essere un contatto, invece sono una vergogna. Tutte le sue maglie hanno le maniche allungate perché rappresentano l'unica barriera che può proteggerla dagli sguardi imbarazzanti e dalle domande indiscrete. L'approccio con l'altro sesso è fonte di angoscia. Significa confrontarsi, sentirsi ancora più prigionieri del proprio corpo. Un corpo che quale uomo potrebbe mai apprezzare se neanche lei è in grado di riconoscerlo? È una giovane donna che invece di fiorire appassisce. Si chiude prima in casa e poi in se stessa, schiacciata dalla solitudine che accompagna questa malattia. È un padre che non riesce ad andare in bicicletta con il suo bambino, che non riesce a far toccare il cielo alla sua principessa, perché le sue gambe e le sue braccia non glielo consentono più. È un uomo che era la parte forte della famiglia e che ora deve essere aiutato anche per allacciarsi le scarpe. È una mamma che non riesce più a tenere in braccio i suoi figli. È un nonno che non può accompagnare i nipotini al parco. È una nonna che non riesce a spingere l'altalena. Artrite reumatoide è non avere più una vita normale. AMAR Marche Onlus, Associazione Malati Reumatici delle Marche.